Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Life is Strange Before the Storm. Ragazzi, iniziamo immediatamente dove abbiamo lasciato lo scorso appuntamento. Sono episodi molto lunghi e quindi sto tagliando perché per forza. Però troppa roba ragazzi, quindi mi raccomando, tantissimo supporto con i pollici all'insù e iniziamo. Ok ragazzi, ci siamo dopo una botta come quella che abbiamo avuto poco fa. Ci siamo di nuovo e torniamo a casa. Chissà da quanto. Bello lo screensaver. Has someone been going through my room? Doesn't seem like mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. David? What? That motherfucker. Davvero? Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might okay. also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly. È vero. Right. È vero anche questo. Se vi ricordate, noi non abbiamo interrotto un po' quella situazione, gli abbiamo lasciato i soldi a Oh, Damon, quello Frank. che era. Eager much? Quindi Frank ce l'avrà un po' con noi. No, prima di rispondere alla mia domanda, è un po'. So, the situation was a lot more complicated than you told me. What are you talking about? I promise I can explain. I have a favor to ask you first. You can't be fucking serious. We need to find that woman from Capisco, yesterday. capisco. Sarah. Frank? Something important. Can you help? Ok, direi che sto aiutando un'amica. Potrebbe I'm trying to servire. help a friend. It would mean a whole lot to her. Yeah. Perfetto, sapevo che poteva servire Sweet. questo. Thanks, man. You're a real. Non gliene frega That niente. went well, I guess. Non gliene frega niente di Chloe. È What evidente, am I getting myself into? però siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Va bene così. Ok, dai, una cosa è fatta. In realtà ancora quella più importante dobbiamo farla. Rachel. Ok. Stiamo avendo le informazioni? A parte questo. Infatti, immagino. Ah, anche con lei. Ok. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Anche se in realtà, cioè su YouTube non è il massimo da Still mettere. can't fucking believe that David went through my stuff. Perché dovrebbe rubare, cioè non rubare, cercare tra le mie cose? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. C'è qualcosa che non va. Maybe she believed me for once about never coming back home. C'è qualcosa If che non Rachel and va. I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Sorry, board. I've got a real ride to fix up now. No, innaffiamo quella povera pianta che sta morendo. Better than nothing. Insomma. Va bene, dobbiamo farci la doccia, insomma dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire, ma. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Va bene, andiamo.
Andiamo avanti. Is... No, ma sta ascoltando la musica, è strano. No, c'è qualcosa che non va. Victoria. Ah, ok, quello che era successo tutto nel teatro. Becca di questa, Victoria, sei sempre la solita. Allora, facciamoci sta foto. Sì, sta foto. Facciamoci sta doccia. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towel's probably in here somewhere. No awesome pirate towel. Il rasoio elettrico. Vabbè, abbiamo capito che c'è David qui. Lots of washcloths. No towel. Guarda. So much of David's shit around here. In effetti lascia tutto quanto così. Gross. Allora, qui non c'è niente, credo. Vaschetta, cerca. Score. Ok. Captain Bluebeard's hair dye. Attenzione, perché forse inizia a farsi i capelli blu. Potrebbe essere il momento. In effetti mi stavo abituando a vederla così. Let's go. Fatti la doccia. Vai. Ops. Dopo tutto quello che abbiamo passato, in effetti una bella doccia calda ci sta a pennello. Doccia calda e capelli blu. Quindi praticamente... Vediamo se si fa adesso i capelli blu. Ok. Ragazzi, mi raccomando, spero che vi stia piacendo questa serie. Supportatela al massimo. So che è molto diversa dalle solite, lo devo dire sempre. Devo fare disclaimer ogni volta. Però... ci sta. Inoltre state sentendo la musica. Ok, ha preso il pettine. Si sta colorando i capelli. O per adesso si sta solo pettinando. No, no, attenzione. E inizia con un po', con una ciocca, una abbastanza significativa. Con i capelli blu, appunto. Ok, quindi finalmente ci siamo, la trasformazione di Chloe sta avvenendo. Vestiti nuovi. What? Nell'altra stanza? Ci sono le valigie, credo siano quelle di David, quelle là dietro. E... vediamo cosa scegli. Questa volta non fa scegliere a noi. Ah. Certo però che lasciargli lì le scatole con i vestiti del padre, cioè non è che sia il massimo. Però l'ha presa bene. Puoi mettere qualsiasi cosa tra quelle. Tanto sono magliettine e jeans. Ah, finalmente fa scegliere a noi. Drago tutta la vita. Sappiatelo. Perché le scelte sono solamente queste. Drago. Vai. Fatemi sapere, Drago o Teschio, qua sotto nei commenti. Va bene così. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Okay. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Ottimo, andiamo. Porta, vai. Abbiamo già visto tutto in questa stanza. Questa cosa della musica, del fatto che non ci siano determinate cose, è strana, però vediamo. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Non eviterai nessuno dei due, mi sa. Attenzione. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess.
You don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Infatti pensavo che non fosse rimasta lì solamente per evitarli, ma proprio perché in questo momento vede la madre abbastanza felice. Vabbè, noi dobbiamo andare però. Non sconcentriamoci. Ci sono cose più importanti da fare. Capisco che adesso ci sarà. Eccoli. Hey. Musica proprio stoppata così. Your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. Cosa scritto nella mano? None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. David, ti ho dato già un po' di possibilità, quindi stai attento. Coming home was a smart decision. Non rimarrò per molto, non sembra casa mia. Sure doesn't seem like home. There's someone else's shit all over the bathroom. Yeah, becca questa, 1-0. Well, we've always talked about needing a bigger bathroom, haven't we? Vabbè, dai, facciamo così. Sorry, Mom. Just forget I said anything. Lasciamo perdere litigi sterili in questo momento. Just here to pick up something. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Don't worry about me, okay? I can take care of myself. Will you at least tell me where you're staying? I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Okay, momento un po' così, Momento un po' strano. I don't think this is the best idea. Perché non vorrei dargli un'altra possibilità. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. Per questo hai rovistato la mia roba? If you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Sbam. David's lying to your face, Mom. He searched my room. What? You didn't know? Detective Dickwad here went through all of my drawers and my bed. It's what you asked me to do. Make sure she's got no drugs or alcohol for her own good. Oh, my goodness, Chloe. I'm sorry. I thought that... I'm sorry, Joyce. I didn't know this would upset Chloe you. It's Chloe who deserves the apology. Well, but, Chloe, I'm sorry that I violated your privacy. I did it with your best interest in mind. Okay. Dai, facciamo così, dai. Lasciamo stare. I accept your lame apology. Chloe. What? I really meant it. Good job. Tanto ormai è fatta.
Sì, no, qualcosa? Wait, one second. Don't go, Chloe. Che vuoi ancora? I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. Ho paura in questo momento. Questo potrebbe essere un colpo di scena. Is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, okay. I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo no, for a little while? Non ha proprio no. What I've said. No, non ha proprio senso. No. No, 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 no. Cioè, oddio, non è che io dico no per dire no a David. Dico no che non voglio avere la foto. Questa qui è una scelta importantissima. Ok, lo immagino. Ma la foto, no, tienila tu. Cioè, oddio. Immagino che questo possa voler dire che se accetto andrà bene con lui, più o meno. Se rifiuto, invece, no. Ora, questa scelta in realtà penso che possa essere condizionata dal fatto che ho giocato al primo Life is Strange prima, quindi so che comunque la relazione tra i due non è che sia andata a avere il meglio. Quindi comunque rifiuto. Ma non... The last person I would ever talk to about my dad is you, Chloe. Think it over for more than a minute. It's a basic courtesy, you know, when people offer to help. You're out of your fucking mind. You disrespectful little shit. You just made a serious mistake. Both of you. You don't scare me, asshole. Ok. What the hell? Bene. Penso che questa scelta avrà tante conseguenze, però probabilmente da quello che mi ricordo che mi avete scritto anche voi, just gotta grab Dad's toolbox, penso che sarete d'accordo con me. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Ok, dopo una scelta molto molto importante e penso decisiva per il futuro, ancora non sappiamo il motivo, non sappiamo se lo sarà veramente, siamo arrivati in un altro punto molto importante, la discarica. Ci dovrebbe essere Frank, dovremmo poter sistemare definitivamente il pickup e quindi magari renderlo funzionante. Abbiamo già sistemato qualcosa, però adesso dobbiamo proprio andare giù sul pesante. E poi alla ricerca di quella tizia. Ok. Dovrebbe arrivare pure Rachel prima o poi. What?
Che è successo? C'è stato un pessimo rumore. Ecco, questo è un altro. Aia, questo va male. Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Devo sistemarla davvero? Ma io non ne capisco niente. Nel frattempo vediamo il messaggio che sarà... Ah, sarà un po' una palla. Quindi ciao. Allora... Ok, dobbiamo controllare, io direi di guardare anche qua. Perfetto. Contatti. Allora, contatti, rimuovere i depositi di carbonio, lubrificare con grasso di elettrico. Ok. Beh, sì. Controlla. Vediamo se riesco a sistemarlo. This thing is going to the fuck up. L'ha smontato. Soffia. Ah, così si pulisce soffiando. Maybe. Sick. Ok. Per questo non c'era bisogno di strumenti, ma solo del fiato. Ottimo. Meno male che non hai aspirato. Che schifo. Ok, e il primo è andato. Cinghia serpentina. Andiamo. Andiamo proprio sul pesante. It's pretty loose. How can I tighten it? Ok. Quindi forse una pinza potrebbe servirmi. Una pinza per la cinghia. Bam. Not helping. No. Non va con la pinza? Col cacciavite? Vediamo. Nothing doing. Allora, con lo strumento che avevo poco fa, con la chiave inglese. Proviamo. Mi sa di sì. Ah, ok. Mica la vedevo da lì. Va bene. Much better. E ne abbiamo fatto due. Controlla. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Facciamo prima qualcos'altro, va bene. Poi, che cosa dobbiamo controllare? Questo. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better. Perfetto. Stiamo diminuendo le varie cose. Controlliamo questo. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Il cacciavite. Il cacciavite. Vai. Vai così. Mi sa che è giusto. Ragazzi, il Frake, il Fraggets diventa un meccanico. Vai così. Well, fuck. Insomma, intanto riattacco questo, poi vediamo i messaggi. Pensavo peggio. Morsetti, controlla. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Pinze. È l'unico che non abbiamo utilizzato finora. Direi. Pinze.
Ci siamo, ci siamo. There. Fits like a deadly electric glove. Dai, dimmi che adesso parte. Su. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Ah, ti capisco, Chloe. Ti capisco, ho capito tutto già. Proprio la macchina del padre, eh? Vabbè. Però questo magari ha un significato. Anzi, sicuramente, se ci riesci. Andiamo a prendere la candela e facciamo partire la nostra nuova macchina dal cuore della macchina. Please. Di nostro padre. I need you. Boom. È partita. È partita. Col cacciavite, ma è partita. Yeah. Col cacciavite, ma è partita. Ehi, piano. Ma ce l'hai la patente almeno? Oh mio Dio, addirittura. È la cosa più raffazzonata che io abbia mai visto su strada in tutta la mia vita. Però funziona. Però direi che funziona. E si sta pure divertendo. Vai così, Chloe. Certo, deve essere una soddisfazione. Mi sa che ti devi fare di blu anche l'altra ciocca perché... Hey! Junkyard Queen! Where are you at? Hey! Whoa. Holy shit! Your hair! It's so... Badass. Exactly. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? L'ha capito subito, ma scusa, in una discarica che fai? Ti annoti dove sta un furgoncino? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, no. Big guy? No. What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Non ci posso credere. For fuck's sake, the money wasn't there. What do you want from me? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. Lui è molto pericoloso, eh? You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Poi cadi così facilmente. Scusa. Ora ce l'ha una potenza sovrumana. C'è anche Frank, è tipo tutto timoroso, ma è caduto per niente. That chicks think it's okay to hit me. But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. Frank, potevi anche starti un po' zitto. Ma dai, diciamo di sì. Non so, onestamente, potrei anche dire no. Vabbè, sì, se gliel'ha detto. It's true. I don't see why you should give a shit.
You don't? Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. Tu che c'entri con questa donna? Right now. Why you give a shit about this woman? Allora, perché ti interessa così tanto? È un po' stupido da chiedere. Però allo stesso tempo è evasivo. Non sono affari tuoi, non mi sembra la cosa migliore. Un'amica non ha molto senso, quindi facciamo così. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Perfetto. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your problem? Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. Mi sa che lei la cioè Amber's fucking kid. Ah no, pensavo conoscesse. Ok, no, allora no. Pensavo conoscesse la madre di Rachel e quindi avesse collegato un po' tutto, invece no. You're aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Cosa? Here's what happens next. No. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Whoa! Dai un altro prima che prenda quella spada, perché cioè porca miseria, è una spada. Ok, penso che debba fare qualcosa adesso. What the? Oh mio Dio, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ok, vabbè, l'ha presa nel braccio. L'ha presa solamente nel braccio. Però. Che roba. Dai, su. Ma non capisco perché ancora loro stanno continuando. Basta. Se sono andati. Ma ancora c'è l'incendio. Ok, vediamo che cosa è successo. Dove siamo? Ospedale, immagino. Spero di sì. Ok. Dai. Dai, è una ferita al braccio. Su, scherziamo. Non scherziamo con le cose serie. Non so se effettivamente ho sbagliato io qualcosa, è andata nel peggiore dei modi. Potrebbe essere, perché ogni volta che gioco questi giochi con delle scelte senza Max, senza poter tornare indietro nel tempo, il fatto di sbagliarle, la possibilità di sbagliarle è molto alta. Vabbè, in teoria non ci dovrebbero essere grossi problemi, spero.
Niente, ancora niente. Ancora niente. Cos'è questa camminata così? Così mesta, triste. Rachel. Ok. Is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery. Ah, le hanno fatto proprio un'operazione. She's resting. Chloe, what happened? Diciamo così. I don't know. Everything happened so fast. Do you know who Damon Merrick is? Or why he hates you? I know exactly who Damon Merrick is. Hmm. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah. Sa tutto. That's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Sì, diciamo che chiedeva di Sarah. He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? Beh, noi abbiamo detto solamente Rachel. Noi abbiamo detto solamente Rachel. Maybe he's seen her before. What happened next? Damon had a knife out. We all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something. But when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Allora, entrambe le cose mi sembrano molto sensate e entrambe le richieste sono parecchio parecchio sensate. Le vorrei fare tutte e due, non voglio che l'una escluda l'altra. Diciamo che con Damon. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Ok. Hey.
Sta succedendo troppe cose, ragazzi, troppe Steph, cose. How's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Bene. Troppe cose tutte in una volta, ma pazzesche, pazzesche. Ok, ragazzi, direi che ci possiamo salutare. Abbiamo fatto davvero tantissimo, tantissimo. Come magari potete immaginare, sto registrando questo episodio subito dopo lo scorso e quindi è stata una tirata incredibile di quasi 2 ore di registrazione. Ragazzi, mi raccomando, sapete cosa fare col supporto, con i pollicioni in su, con i commenti qua sotto, con le iscrizioni, social in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Spero di finirlo il prima possibile in modo da... Zitta, Chloe, hai parlato abbastanza. Finirlo il prima possibile, così porto questo finale, perché lasciare questa storia a metà sarà tragico. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Grazie mille e non mancate per il prossimo appuntamento.